Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallus Game, episodio 11 della nostra partita con Factorio. Dunque, nello scorso episodio cosa abbiamo fatto? Siamo andati a trovare finalmente un po' di greggio, quindi direi che abbiamo tutte le risorse a portata di mano. Qui c'è un po' di carbone, qua c'è il carbone, ferro, roccia, rame come se piovesse, e soprattutto sembra che abbiamo trovato davvero dei buoni giacimenti di greggio. Ok, allora ci eravamo lasciati qua con un problema energetico, nel senso che a quanto pare la soddisfazione non è... Cioè la produzione a quanto pare è proprio al massimo, nel senso che se clicchiamo qua dice che la prestazione non è buona. Buona perché l'acqua è solo al 60%. Adesso il problema non è che questi qua non vanno avanti, ma a quanto pare è che proprio manca l'acqua. Cioè non è una mancanza di temperatura, ma è una mancanza di acqua, perché quando clicchiamo qua dice 4 e 5. Io nello scorso episodio alla fine ho potenziato un sacco questa qui. A questo punto invece tenterei una seconda opzione piuttosto che fare così. Allora, qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lasciare diviso, tra l'altro, guardate quanta proprio ne consuma, viene proprio fatta evaporare l'acqua. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a prenderci un po' di questo legno, mi sta sulle palle, anche questo mi sta sulle palle. Tra l'altro, questi qua secchi basta un colpo e vengono via, quindi quando siete di passaggio datevi sempre una botta. Vabbè, a patto di essere abbastanza vicini in sostanza. Comunque, prendiamo un po' di ferro. Devo assolutamente automatizzare la produzione di tubi, però per il momento me li faccio homemade. Ecco qui. E mi servono un pochino di anche tubi underground. Nel frattempo, quello che vorrei fare è capire un attimo come va la produzione qua di mura. Non siamo messi male. Cioè, è andata avanti da sola per un bel po'. Qua a livello di roccia sembra che vada bene. Purtroppo, a quanto pare, questi qua utilizzano solo da un lato. Quindi tutte queste qua, 1, 2, 3, non vanno. E questa qua è già piena. Quindi al momento va bene così. Tanto non mi serve tirare fuori tutta la roccia del pianeta in questo momento. Non so se sia il caso o meno di potenziare un po' la produzione di rame, a dire la verità. Però potrebbe non essere una così cattiva idea. Quindi andiamo a rubarci un po' di ingranaggi. Ecco, una cosa che potrei fare è mettere qualche ingranaggio in una scatola. Questo non potrebbe non essere un'idea così malvagia. Scatole che ne ho una. Facciamo che arriva fin qui, ancora doppio, fin qua, fin qua, fin qua. E questo è l'ultimo punto in cui si vedono gli ingranaggi. Allora, se io metto questo qui, a parte che è lontano anni luce, però facciamo così. No, non ce la fa. Che palle. Pensavo di sì. Ok, qua me lo fa. Non ho capito perché non me lo fa da quel lato di lì, però va bene lo stesso. Vediamo questa scatolina e mi metti qua gli ingranaggi. Ok. Nel frattempo li recupero io, perché mi servono. Da questa parte, così ci prendiamo sia il ferro che gli ingranaggi. Facciamo proprio un reset completo della zona. Ok, adesso questi qua dovrebbero iniziare a produrre un po' di tutto. Quello che ero venuto qua a prendere era per fare un po' di questo. Ho fatto anche una pompa, ormai è andata. No, togliamo la pompa. Questi qua stanno per arrivare. Questa al momento non mi interessa, torna con le tue amiche. Ok, è entrata lì, spero. Sì, esatto. Questi qui invece vorrei metterli via. Questa è tutta quanta roccia. La roccia sembra che non ho un posto effettivamente dove metterla, per ora teniamocelo pure appresso. Poi vediamo cosa fare dopo. Tecnologia, stiamo per finire quanto manca. Un tubo, quindi guardiamo direttamente cosa fare. Potremmo andare a fare i combustibili, lo zolfo, il combinatore che sinceramente si può giocare benissimo senza. Andiamo a aumentare un po' la potenza dei proiettili, direi. Ok, questi qua basta. Così mettiamo giù un po' di trivelle. Bastano 5. Direi che il carbone siamo a posto, il ferro più di così non possiamo, quindi potenziamo un pochino il rame. Ciao, ok, 5 e questa la mettiamo qua.
pali elettrici. Allora, 1, 2, 2. Qua ci arriva, perfetto, quindi tutti e tre sono a posto. Mi fai questo. Ok, e poi mi metti qui questo. Dovrebbe funzionare lo stesso, esatto, sì. Anzi, pesca da entrambi volendo ora. Allora, i tubi ce li ho. Facciamo un po' di tubi di quelli da sotto. Tubi da sotto. Adesso qua mi sono incastrato in qualche trivella. Ok, ce l'ho fatta. Spero. Bene. Andiamo a raddoppiare la linea dell'acqua. La farei proprio di fianco a questa. Sì, proprio di fianco a questa. Allora, qua però vorrei cambiare un attimo il come viene preso il carbone, così da poterla proprio raddoppiare senza problemi. Perché c'è proprio un limite massimo, dopo l'acqua evapora, queste qua non servono più a un tubo. Tra l'altro proprio la parola tubo. Allora, queste dobbiamo fare anche un po' di boilers. No, non fornace d'acciaio. Questi qua. Adesso non so se ne ho fatti troppi, troppo pochi. Dopo mi metterò un giorno qua con calma a metterle a posto. Quello che vorrei fa fare però è rendere la cosa più ordinata. Quindi tu scendi dritto. Tu vieni eliminato. Ok. Poi, perché mi piacciono le cose simmetriche. Tu vai via. Mi fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Secondo me non è proprio un numero giusto 13. Proviamo a fare. E che questa è proprio la distanza esatta, eh. Avviene lo stesso. Allora, fammene 13 di questi. Un po' le avevo prodotti, quindi non vorrei utilizzarne troppi. Infatti ne ho ancora due. A questo punto potremmo metterne effettivamente ancora due. Vedere come funziona. Ok. Però vorrei fare il più possibile di questi. Allora, facciamone una cinquantina, una cosa del genere. E andiamo a sostituire questi con questi. Purtroppo devo toglierli perché quello blu basta cliccare sopra, però quello rosso è considerato una cosa diversa. E ovviamente li sto mettendo anche dalla parte sbagliata. Perfetto. Questo così. Opla. Poi a questo punto scendiamo col tubo dell'acqua. Ok. Ci siamo. E siamo arrivati qua. Allora, questa la dividiamo. Gli facciamo fare un coso di questo tipo. A parte che. Sì, va bene, sali, ti giri. Sì, vabbè, per adesso lasciamo così, poi vedremo in futuro cosa fare. Tanto anche a potenziare ancora di più, l'acqua viene tutta fatta evaporare, non riesce a arrivare fino dall'altra parte in questo stato. Ora, perché cavolo questi mi dicono che sono senza corrente? Facciamo così. Ok, qua manca l'acqua. Quindi ci sta, cioè non è collegata l'acqua. Ok, adesso dovrebbe. Dai! Che palle! Devo metterli vicino. Cioè, che discorso è mettermi il carbone dall'altra parte del boiler? Anche te. Togliti. Via, te. Quindi questa qua deve essere tolta. Qua facciamo un giro così. Op, tiriamo su tutta sta robaccia. Ok. Mettiamo giù questi, bene. Ora cos'è che ti manca ancora? Dici che manca carbone.
Perché non me la mette dentro? Questo dovrebbe produrre un pochino di energia giusto per farli muovere. Ovviamente quello che manca è proprio questo. Si muovono tutti, quindi va bene. Al momento mettiamo ancora questi qua, dopo li sostituiremo in seguito. Ok, sotto chi tocca. E qua andrei a togliere proprio gli ultimi. Ah, qua c'è qualcosa che non funziona però. Cioè questi non pescano. No, devo spostarlo ancora di là di uno. Però non lo capisco, scusate, eh. Qua fa da qui a qui, vedete? Molto lentamente, ma lo fa da qui a qui. Quindi da questo a esattamente il quadratino di fianco. Ah, perché forse questo è largo 2. Ok, ci sta. Mentre quanto pare il boiler è largo 1. È questo che mi ha fregato. Quindi devo stare molto più lontano. A questo punto, ovviamente non sposto tutta quella roba, sposto semplicemente questo. Anzi, no, questa era l'unica cosa che doveva restare ferma. Questa era l'unica cosa che doveva restare ferma. Ok. Cambiamo questi di qui. Cambiamo questo e questo, perché tu da qui arrivi lì, però non peschi da nessuna parte. Quello che bisogna fare è questo. Questo mandarlo avanti di uno. E questo farlo scendere. Fin qua. Ora però che non funziona ancora, c'è davvero qualcosa che non quadra. Aspetta, forse perché non c'è il carbone. Yeee! Ok, funziona. Quindi possiamo togliere questo. Altro carbone che mettiamo dentro. Ok, vedete che hanno iniziato a muoversi. Fanno abbastanza paura anche. Tiè, fatto. Ok. Ora, tu te ne vai a fanculo. Questo... Così, perfetto. Togliamo questi alberi del cacchio. In realtà non me ne frega proprio nulla. Questi pali li mettiamo qui. E questo lo metterei qua. Ok. Poi mettiamo sotto i boilers. Qua, no, uno più in là. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, guardate. Togliamo questi e scendiamo con quelli nuovi. Tra l'altro dovrò, visto che non ne ho praticamente più, ma forse ne ho un paio. Ok, continuiamo a scendere. Questo lo togliamo, facciamo così, tubo normale, ora risalendo togliamo questi. Mamma mia, spero che funzioni dopo tutto sto casino. Togliamo sto albero di mezzo, già che ci siamo. E tutto quello che c'è, questa linea voglio che scompaia. Ok, vediamo se c'è davvero l'acqua. C'è. Qui quant'è? A 100 gradi. Ok, allora, visto che qua l'acqua è 0,1, andrei a eliminare proprio questi fino a dove non ce n'è più. Allora, intanto che non vedo l'acqua ritornare in quelli precedenti. Perché metterli, a quanto pare, non è proprio servito a niente. Ecco, vedete che qua l'acqua inizia a tornare, sale anche. Quindi magari, non lo so, non è necessario far andare tutti. Ma qua pian pianino l'acqua sta salendo. Vedete che nonostante tutto stiamo andando più forti di prima avendoli tolti. Forse possiamo toglierne ancora uno. Che è l'acqua 7,5, vedete? È proprio il problema che ne avevo messi troppi. Quindi ora andiamo a mettere questi da questa parte. E li trovo. Dove cacchio sono finiti? Eccoli qua, 6. Ovviamente la faremo in maniera simmetrica.
quindi con le turbine, beh, in realtà è sempre girata alla stessa maniera, quindi cambia il tubo. Ok, direttamente appiccicati. Allora, qui non sei, quindi a questo punto ne togli un po' in modo da farne uguali. Di questo grazie a Long Reach, e facciamo così l'ultimo, anzi no, gli ultimi due. Vabbè, a questo punto facciamo così, me ne produci 1, 2, 3 in più, così siamo a posto. 1, 2, 3, e facciamo le cose un attimino anche più gradevoli agli occhi. Mettiamo giù i pali qua. Quindi questo qui, questo qui, questo qui, questo qua e questo qua. Tubi qui sotto. Ok, quello che manca è, perché non arriva l'acqua? Qui l'acqua c'è, non l'ho messa in alto. Ok, adesso dovremmo aver raddoppiato la produzione di energia elettrica. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta. L'acqua arriva al massimo, quindi prestazione disponibile è 100%, vedete la lineetta sotto. Prima invece era molto più bassa, quindi l'energia è a posto, sono contento di ciò. Quello che possiamo fare adesso, continuiamo così. Dunque, potremmo iniziare a pensare anche di fare una stazione per andare a prenderci questo ferro. È ancora abbastanza vicino, beh, in realtà no, parecchio lontano. Però una stazione richiede qualcosina in più. Allora, prima di tutto dobbiamo mettere sulla produzione di munizioni, vediamo quanto siamo messi, cioè come siamo messi. Tra l'altro, dove cacchio le stai mettendo? Ah, qui. Sembra abbastanza lento nella produzione di queste munizioni. Facciamo che raddoppiamo il tutto. Allora, serve acciaio. Andiamo a farle nel posto giusto, sul main bus. Qua basta. Anche te te ne vai via. Ok. Andiamo sul main bus e le munizioni le facciamo dove abbiamo l'acciaio. Non l'abbiamo ancora portato sul main bus. Sì, è qui. Scende giù da questa parte per fare i motori. Allora, lo facciamo subito di fianco, poi i motori faranno un giro da sotto e andranno a fare i motori elettrici dopo. Invece noi ci piazziamo direttamente qua, lasciamo uno spazio, deve arrivare acciaio e ferro, giusto? Sì, acciaio e ferro, acciaio e rame, tra l'altro molto più rame di quanto acciaio arriverà. Facciamo che me ne fai addirittura 4, continuiamo con questo standard dei 4, che va molto molto bene. Ecco qua i motori, però magari possiamo utilizzare in maniera diversa. 1, 2, a parte che questi non servono a niente, via. E qua possiamo fare. No, a me non piace fare quella roba che fa rumba così. Io uso il mio bellissimo splitter, che funziona al 100%, senza far cagate. Perfetto. E i motori che ho tirato su, li metti qua. Ma non è FZ? Perfetto, adesso questa qua magari è pure piena, facciamo che me ne fai, non lo so, così, fammene un pochino in più. Quindi qua arrivano tubi, tutto, mi serve l'acciaio, farei rame da una parte con questi, perché c'è bisogno davvero di dargli una mossa, quindi facciamo anche la produzione di questi dopo, però prima di tutto questi così. Vorrei lasciare uno di spazio perché non si sa mai, quindi questi se ne vanno di là di uno, anzi di due, perché poi dobbiamo mettere questi, quindi questa altezza dentro. Al momento poi facciamo così e vediamo successivamente che fare, ok? Perché qui in questo buco ci possiamo mettere benissimo i pali, ma non questi, quegli altri, così danno energia sia alla fabbrica che agli insertori, per esempio. Questo lo mettiamo qua. 1, 2, 3, 4, ok. Poi invece mi fai entrare l'acciaio e mi fai uscire i proiettili. Perfetto. Ok, allora l'acciaio in entrata e
i proiettili in uscita, però farei una cosa del genere, con qui lo splitter, questo così, no, non possiamo farlo qua, dobbiamo farlo uno qui sotto, perfetto, dove cacchio sei qua, ok, perfetto, qua ci mettiamo una scatolina di ferro, perché al momento tanto sembra che non sia sufficiente, anzi quasi quasi metto la scatolina qui, mettiamo uno rosso, per pescare da lì e mettere di là, perfetto, ok. Allora, sotto vi tocca questo, vedete che per forza devo metterlo qua, tra l'altro questo è un buon posto, qui va bene, qui va bene. Poi va bene qua e va bene qua per quanto mi riguarda. Ok, allora qua mi fai questi. Potremmo fare anche gli altri, ma in realtà avete visto che vengono utilizzati molto di meno. Qua portiamo avanti l'acciaio. Perfetto. Splitter. Al momento va bene così. Poi dopo lo mettiamo a posto. Allora, l'acciaio va da questa parte. Forse più in là di indietro di uno può essere, perché se deve arrivare qui lo splitter deve essere uno indietro. L'avevo fatto giusto, probabilmente ero salito storto e il mio errore mi ha portato a essere nel giusto. Ma qua facciamo così, poi lo mettiamo a posto dopo. Ok, invece il rame arriva da qua, quindi va avanti, ma questo è quello più basso del rame, quindi 2, 3, 4. Ok, questo possiamo? No. Allora andiamo avanti. Pannelli solari. È lunga come cosa, eh? Iniziamo a fare la plastica, che ci sarà un pochino più utile fra poco. Qua facciamo così, almeno avviamo la produzione. Poi, quando ci saranno da fare modifiche, le facciamo quando inizieremo a fare la fabbrica precedente. Successiva, contemporanea. Cos'è sta roba? Che schifo. Ah no, perché qua c'era un incontro magico di cose, quindi tu mi vieni a questa altezza fin qua e quello risolto. Ok, quindi adesso abbiamo più che raddoppiato la produzione di questi. Questi qui vengono qua. Ok, questi per ora li tengo, poi vediamo cosa fare in futuro. Comunque voglio semplicemente che vengano fatti questi. Guardate che vedete che qua in realtà questo non serve perché non riescono a stargli dietro. È la produzione che si ferma? No, perché in realtà è la produzione troppo lenta. Anche gli insertori, questi qua gialli vanno più che bene, quindi possiamo riprenderci questo qua blu. Ok, mettiamolo lì. Perfetto. Allora, se vogliamo fare il treno, dobbiamo andare a fare le rotaie. Tra l'altro ora non ci sono più le rotaie, quelle girate. Serve acciaio, bastone di ferro che si fa con una piastra di ferro. Quindi una piastra di ferro per fare un bastone di ferro. Poi una piastra d'acciaio e uno di roccia. Quindi 1-1-1. Perfetto. Potremmo piazzarci da questa parte, visto che qua abbiamo entrambi. Però vorrei appunto fare tutto quanto sul main bus tranne queste cose qua particolari. Il punto è che la roccia non ce l'ho, quindi la roccia dovrò mettercela io con la macchinina. È una cosa che lascerò fare assolutamente ai robot, non ho intenzione di fare in maniera diversa questa cosa. Quindi qua davvero molto lenta la faccenda. Comunque, ferro per fare le piastre, possiamo farlo da questa parte ancora, procederei. Quindi qua lasciamo uno di spazio, poi uno per il nastro, uno per l'insertore, quindi va qui. Vediamo se non ho detto una cagata. Uno di spazio, uno, due per il nastro, perché ci sono due nastri e poi l'insertore. Quindi uno, due, tre e facciamo una cosa diversa. Qua potremmo iniziare ad unire l'acciaio con le piastre di ferro.
Potremmo fare una cosa del genere. Quindi facciamo che l'acciaio scende giù. Ok, fatto. Poi le piastre di ferro invece voglio che vengano prodotte in questa zona. Quindi l'acciaio passa avanti. Qua ci sarà il ferro che arriva da questa parte. E questo viene messo qui così. Ok. Questo qua sarà l'acciaio, quindi che non arriva da qua, ma gli facciamo fare una cosa diversa. Ok. Questo qua sarà l'acciaio. Questo qua il ferro. Rapporto 1 a 1 al momento, poi vediamo se è necessario spostare tutto più in giù. Questo qua si può mettere benissimo qua, dove riceverà da questa zona la roccia. Però facciamo che mi fai queste, magari anche un po', facciamo che la roccia la spostiamo tutta qua. Ok. Perfetto. Allora qua arriverà il ferro e escono queste. Qui invece devono entrare due insertori lunghi. Due, ho detto. Perfetto. E l'uscita sarà da questa parte, con questo qua azzurro, perché magari questo qua è più veloce. E almeno si libera. Bam, perfetto. Quindi questo qui va avanti fino a qui. Qua mettiamo in produzione questo, qua mettiamo in produzione questo. Quello che manca adesso è il ferro che arriverà fin qui. Ok. Poi tutti questi li mettiamo a posto dopo. Adesso però dobbiamo portare avanti il ferro, quindi il buco, il rame vedete che inizia a scarseggiare, portiamo avanti il ferro, perfetto. Allora invece mettiamo a posto l'acciaio che probabilmente questo qua non lo utilizza tutto, quindi possiamo mettere qua uno splitter, mi continuerò a dire splitter perché mi piace. E questo facciamo così, perfetto. Ok, lo che manca qui è l'energia elettrica. E questo serve praticamente tutto, tranne questi tre che serviamo in questa maniera. Ok, qua sembra che giri tutto. Queste qua arrivano. Vedete che forse non ce n'è a sufficienza. No, manca la roccia. Allora, portiamo qua la roccia, però prima di andare a casa mettiamo a posto questo. In realtà serve da fare molto più largo, però al momento ci accontentiamo. Allora, effetti, puoi fare processori rossi. No, in realtà al momento non mi interessa molto. Mi fai lo zolfo. Portiamo qua la roccia con la macchina, perché a parte che non mi ci sta tutta qui, e poi almeno siamo un pochino più rapidi. Allora, la macchina l'ho parcheggiata qua. Ora, stiamo attenti a non distruggere la fabbrica con la macchina, perché anche questo può essere un problema. L'inquinamento non sta ancora arrivando lì, però ora mettiamo giù un po' di torrette. Ma la cosa migliore sarebbe andare a fare proprio la pulizia di tutta quell'aria lì. Allora, qua attenzione ai pali. Sono stato bravo, non li ho presi. Le ultime parole famose. Ora distruggo l'energia elettrica invece. No, allora scendi. Allora, il baule della macchina è enorme, come vedete. Poi anche qui ce n'è un sacco, 2000, però mi sembra un po' troppa. E il resto me la becco su un po' io. Ok. Questo dovrebbe garantire, diciamo, una certa durata di produzione, così nel frattempo che ci organizziamo avremo un sacco di binari e possiamo andare avanti. Mettiamo questi, poi ci salutiamo ragazzi. Allora, questi tutti qui dentro. E dai, ok, ce l'ho fatta. Poi anche questo. Poi questo. Questo. No, qua non li ho messi tutti. Perfetto, svuotiamo la macchina. Perfetto, quindi questi tre a pieno. Questo qua vedo che lo produce in continuazione. Si ferma perché? Perché manca la roccia?
No, c'è tutto. Allora facciamo una cosa, io metto questo qui, terzo, a cui manca l'energia elettrica, quindi facciamo un palo grande perché non mi va di metterne due in maniera stupida. Ok, questo qua praticamente fa metà del lavoro degli altri due e mette sempre quello che manca, in teoria. Invece no, c'è un momento in cui si ferma, perché non mi mette su. Ecco, vedete, ora si ferma. No, perché non fa in tempo lui a svuotarsi. Vedete? Non fa in tempo a svuotarsi. Allora, questo qua facciamo che me ne fai almeno così. Almeno così. Non fa in tempo a svuotarsi, quindi al momento lo aiutiamo. Questo non è aiutare. Ok, mettiamo questo. Ne ho un altro, no, mi metto uno di ferro, poi lo cambiamo dopo. Ok, questo ora dovrebbe permettere alla fabbrica di andare più veloce di prima, anzi, a quanto pare non sono sufficienti questi. Quindi magari nel prossimo episodio la spostiamo tutta giù di uno per produrre più questi qua. In realtà potevo guardare un attimo i tempi di produzione. 0,5. No, questo è 0,5. Quindi in teoria il rapporto è a 1,1. Però a quanto pare la fabbrica si ferma proprio perché manca lui. Anche se è 1-1, forse il tempo di percorrenza da qui a lì. O il fatto che questo qua non è un insertore veloce. Vedremo di metterlo a posto nel prossimo episodio, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo messo a posto l'energia elettrica. Abbiamo iniziato qua a spostare le fabbriche un po' in questa direzione. Vedete che verranno sempre qui e poi dopo cresceranno in lunghezza. Direi che con le mura non siamo messi tanto male. Potrei andare avanti con le torrette a far fuori questi, perché sono quelli più vicini, più pericolosi. Poi questi due. E poi possiamo iniziare a pensare a come andare a prendere quel ferro qua. Ma lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.